a Nadia Gambirogo per la relazione. Nel workshop di ieri pomeriggio, sentendo abbiamo affrontato il tema dei conflitti e della mediazione dei conflitti, abbiamo scelto un titolo molto forte che era appunto La guerra dentro, e poiché abbiamo inteso parlare non soltanto delle guerre degli altri, delle altre donne che vivono in luoghi difficili. Abbiamo raccolto appunto le testimonianze di Nava Yashar, israeliana, abbiamo raccolto l'intervento di Lula Sobiane, ricercatrice del Libano, e di tante altre amiche, la donna, Esther Basile. Ma il contributo che noi abbiamo chiesto era di parlare dei conflitti della guerra a partire da sé, della propria esperienza, per parlare anche di quelli che sono i nostri conflitti in territorio calabrese. Noi riteniamo che attualmente la Calabria è come bloccata, incapace di progredire e avviare un percorso di sviluppo, di crescita, di convivenza civile, poiché la conflittualità attualmente in Calabria, noi stiamo assistendo a un momento in cui veramente è difficile, come dire, aggiungere un passo dopo l'altro. Quindi riteniamo che appunto il problema della conflittualità e della mediazione di conflitti non sia un problema che riguardi il Medio Oriente, l'Afghanistan o altre aree in cui comunque c'è una conflittualità di appunto livelli di violenza, ma riteniamo che il problema dei conflitti sia un problema calabrese. E lo abbiamo fatto pensando anche a, diciamo, quello che di è diventato un fenomeno mondiale, cioè noi pensiamo all'Andrangheta, fino a solo 10 anni fa era un gruppo di, più o meno organizzato, che si manteneva attraverso il sequestro di persone e attraverso l'utilizzo di questa azione antilingua riusciva a mantenere famiglie aggregate sul territorio della Lockheed e non solo, e a pagare gli avvocati per i parenti in prigione. A distanza di così poco tempo, di meno di un decennio, noi ci troviamo di fronte al fenomeno della 'Ndrangheta, che è un fenomeno di grandezza mondiale. È come se, diciamo, noi ci trovassimo davanti a un fenomeno di delocalizzazione della 'Ndrangheta, pur mantenendo un forte radicamento sul territorio calabrese, controllando la mafia, voglio dire, vota e fa votare. Dall'altra parte si è delocalizzata nell'America Latina e nelle altre aree periferiche del mondo, influenzando il panorama mondiale. Quindi, come dire, con la 'Ndrangheta devono fare i conti non soltanto i calabresi, no? Ma è appunto un problema mondiale. Allora, di fronte a questa realtà, voglio dire, c'è un approccio che ieri parlava di un approccio sistemico ai conflitti da una parte, dall'altra però noi riteniamo che questi processi non ci debbano deresponsabilizzare. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, dobbiamo partire dalla nostra esperienza, dalla nostra pratica di relazione con gli altri, a partire da noi appunto. E per questo abbiamo lanciato ieri la proposta di organizzare, di creare una scuola di mediazione dei conflitti in Calabria, che ci auguriamo seguendo i ragazzi giovani, ma anche le classi dirigenti dei partiti che meritano i conflitti in Calabria, per consentire di appunto costruire un percorso di cambiamento radicale della nostra realtà. Ricordavamo ieri che Civita Summit oggi è giunta la 3ª edizione, e gli organizzatori sanno quanto è faticoso in una realtà come la nostra, come dire, costruire un percorso che si avvia anno dopo anno a sedimentare. Mediterranea Media opera dal 1994, ha portato avanti progetti di cooperazione transnazionale, prima si ricordava il problema dell'acqua.
Nel 1994 realizziamo un progetto di cooperazione transnazionale con l'Università di Birzeit e con le prime raffaele di Gaza, delle donne palestinesi e le donne in nero di Gerusalemme. Noi ricordiamo benissimo le difficoltà per arrivare alla striscia di Gaza e l'accoglienza che ci fecero le amiche palestinesi nel loro centro di Women, che era moltissimo, ma che non aveva una goccia d'acqua. Aveva una cisterna sul tetto, no? E miracolosamente, non so come, il posto era bellissimo, profumatissimo, eccetera, però non c'era una goccia d'acqua. Mentre attraversando Gerusalemme abbiamo visto questi splendidi giardini mediterranei della magnifica Gerusalemme, quindi c'è un controllo, diciamo, in termini politici, economici, conflittuali, perché Gerusalemme, Israele chiude l'acqua, nasce le sue gole nel centro della città e, come dire, nella striscia di Gaza arrivano solo poche gocce, quindi i problemi si intrecciano, ma io colgo, come dire, il suggerimento che lei faceva qui, assoluta semplicità, a partire, i problemi sono complessi, sicuramente è necessario un approccio sistemico, ma la responsabilità a partire da noi, dalle singole individualità. Quindi, appunto, l'idea di lanciare questa scuola, io mi auguro che, come dire, faccia la sua strada e che simbolicamente, appunto, nasca in Calabria, radicata in Calabria, ma con lo sguardo aperto all'area del Mediterraneo, a noi.